Antonia! Antonia! Vergine benedetta, cosa è successo alla padrona? Aiutami a portarla in camera sua, per favore. Aiuto! Vai, vai! Non vi avvicinate, Maria. Maria. Grazie. Fate attenzione. Tesoro. Sono qui io, sta tranquilla. È passato tutto, cara. Ah, Emanuele. Ho fatto un sogno orribile. La casa si era incendiata. Le bambine. Dio mio. Dove sono le nostre figlie, Emanuele? Sta tranquilla, cara. Sta tranquilla, riposati. Ho mandato Simone a prenderla. Vedrai che i momenti saranno qui. Sta calma. Non hai motivo di preoccuparti. Non gli avrei detto di avvertirle che stavo male. Non voglio metterle in... Gli ho solo detto di andarle a prendere. E adesso, cara, è meglio che ti calmi. E che dormi un pochino. Ti farà bene. Io resterò qui vicino a te fino a che non ti sarai rimessa completamente. Mamma, mi sento già molto meglio. Sì, sì, non metto in dubbio che tu ti senta meglio, però resterai a letto, eh? Perché devi riposare e cercare di dormire un po'. È un ordine, eh? Thank you.
avanti, forza! Maria! Maria, sono Vittoria! Stai qui. Maria, sei diventata matta! Lasciami stare, il mio posto è qui, questa gente ha bisogno di me! Ma la mamma sarà in pensiero, dobbiamo tornare a casa! Io non posso allontanarmi di qui, lo capisci, Vittoria? Maria, per favore! Va tu e di' alla mamma che sto bene! Glielo diremo al nostro ritorno. Che cosa devo fare? Grazie, Vittoria. Portate un po' d'acqua, per favore. Coraggio, Johnny. Avete bisogno di qualcosa? Mi serve subito dell'acqua, per favore. Presto, subito. Dell'acqua. E delle bende pulite. Fermo. Scendete. Tutti al lavoro. Andiamo. Su. Devi reagire, Germano. Bravo, così, così avanti. Respira, avanti. Dai, dai. Così avanti. Bravo. Bravo, così. Germano. Germano. Bravo, così. Respira, così avanti. Non sei ancora pronto per l'inferno. Credevo che questa volta fosse proprio la volta buona, tenente. Mi avete fatto prendere un tale spavento. Allora, stavate soffocando sul serio o era un altro dei vostri stupidi scherzi? Ma che scherzi e scherzi, ero morto. Ero praticamente già morto. Beh, siete ancora vivi. Ora state tranquillo, vi porto al quartier generale. Vi medicheranno questa gamba che è piuttosto malcolta. No, no, tenente. Lasciatemi qui, vi prego. Il fresco della notte mi farà bene. E poi questa gente ha bisogno del vostro aiuto. Bravo. Così mi piace. Andate tranquilli. Non fatevi problemi. La gamba va bene. Ho soltanto qualche graffia e basta. Siete un vero soldato. Tornerò più tardi. Tenente. Se non fosse per voi non sarei qui. Sappiate che non dimenticherò mai. Ci vediamo. Non ti muovere. Non ti muovere. Ha portato le bende. Grazie, Vittoria. Però sta molto male. Ha urgente bisogno di un medico. Continua. Maria, ecco delle coperte. Sta calma, calma. Andrà tutto bene. Vittoria, anche voi qui. È molto strano. Ma da quando vi ho conosciuta al boschetto, la sensazione di avervi già incontrata. Ecco vostra sorella. Non è arrivato il carro. Vado ad aiutare quegli uomini. Continua. Passate i secchi, forza! Voi qui sono venuta a dare una mano. Sono riuscita a trovare il signor Guglielmo. Sei venuto con lui? No, sono venuto con gli altri domestici. Non so dove sia il signorino, ma se credete potete chiederlo alla sua fidanzata. È quella lì. Dovete tornare non a casa. Non posso, l'incendio non è domato, ci sono molti feriti. Vostro padre è preoccupato. Mio padre capirà. Digli che stiamo bene.
Farò come ordinate, signorina. La signora Lucrezia ha messo la sua casa a disposizione per i malati e i feriti. Signore, ti ringrazio, ne avevamo tanto bisogno. Giovanna e Domenica stanno sistemando le stanze con la signora. Molto bene, comincia a portare dei feriti. Vado. Poi passa a casa e di a mamma e papà che stiamo bene. D'accordo. E che non devono preoccuparsi. Agli ordini, signorina. Vi occorre qualcosa? No, niente, signorina. È acqua vita. Può darsi che vi serva per qualcuno dei feriti che state curando. Grazie. Muovetevi con cui siete! Senti! Presto! Riempite di fretta! Avanti! Avanti! Passa! Grazie! Ecco. Ah, signore! Mio padre! Piano! Venite a sedervi! Ecco! Riposatevi adesso! Vi siete affaticato troppo! Riposate! Ci sono qui io, non vi preoccupate! Devo alzarmi! Devo aiutare gli altri! Il dottore ha salvato due dei miei figli. Adesso devo ricambiare quello che ho fatto. Va bene. Ma ora riposatevi un pochino. L'incendio è quasi domato. Questo inferno sta per finire. State bene. Grazie. Povero vecchio. Voglio più vedere morire altre persone. Ho messo altra acqua sul fuoco. Ne avremo bisogno quando arriveranno i feriti. Signora Lucrezia! Signora Lucrezia! Sì? Ho portato i primi feriti, con uno dei carri più grandi. Sono davvero molti. Ah, la signorina Maria mi ha pregato di dirvi, di cercare di sistemarli meglio che potete. E vi ringrazio. A proposito, come stanno le ragazze? Si stanno facendo in quattro, ma stanno bene. Sono già stato a casa del signor Emanuele e ho avvertito anche... Molte grazie. Vado a prendere sì, i feriti. Sì, per favore. Ah, Giovanna, senti, sistemeremo le donne nelle stanze e gli uomini qui in salone. Fagli strada, sì, per favore. Sì, se hai bisogno, qui c'è già dell'acqua calda e in cucina ce n'è dell'altra. Va bene. Ci sono anche molte bende pulite. Va bene. Per favore, venite di qua. Fate piano. Ora vengo. Spegnete quelle ultime fiamme laggiù. Adesso verranno a prendervi. State calma. State calma. Su, coraggio. Devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Anche chi ha appiccato l'incendio l'ha fatto. Può anche essere stato un incidente, no? Sì, è vero. Comunque sia, ci ha fatto lavorare come non mai. Voi e vostra sorella siete due persone sorprendenti. Certo, molto diverse. Sorprendenti entrambe. Beh, non a caso siamo sorelle. Certo, non c'è alcun dubbio. Mi ritengo fortunato di conoscere tutte e due. Che cosa vi accade? Ho bisogno di parlarvi a quattro occhi. A quattro occhi? Non potete rifiutare. Vi aspetto nelle scuderie di casa mia sul far del giorno. È impossibile, devo presentarmi al quartier generale. Allora sarò io a venire da voi. Oh, 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 Dio mio, Dio mio. Dove sono? Dove mi portate? Tranquilla, signora, siete in un posto sicuro. Per di qua, venite. Questa casa, dite, di chi è questa casa? È la casa della signora Lucrezia Tebaldi.
Venite. Per di qua. Questa casa. Io conosco questa casa. Lucrezia. È la casa di Lucrezia. Sono tornata. Sono tornata. Mi rivolgere la parola. Sì, lo so che c'è la tua fidanzata. Non ti sognare di avvicinarti a me o a lei. Non te lo sognare. Padrone, padrone, che cosa è successo? Perché mi avete fatto tornare così di fretta? È capitato qualcosa alle bambine? No, 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 si tratta della signora. Si è sentita male mentre tornavamo a casa. Oh, la mia padrona, Vergine Santa, che cos'ha? Che cosa le è successo? Non ti preoccupare, Dio. Domenica, ora sta molto meglio. Si è molto impressionata quando ha visto le ragazze correre verso il luogo dell'incendio, è così. Quelle bambine non si riesce più a frenarle. Neanche il demonio con corna e coda riuscirebbe a tenerle a bada. Perdonatemi, padrone, per quello che ho detto. Non sono nessuno per parlare così, ma vedete, quando mi hanno detto che la mia padrona si è sentita male, io non ho capito più niente. Non hai nessun bisogno di scusarti, Domenica. So quanto sei affezionata alla signora. In quanto alle mie figlie, hai proprio ragione. Ma mi sentiranno. La cosa più importante ora è che mia moglie stia meglio e che il dottor Paladini riesca a trovare il tempo per venire qui a visitarla. Ho detto a Simone di avvertirlo e è andato a cercarlo all'ospedale. Vado subito a preparare una tisana alla padrona e un buon caffè per voi. E una camomilla per te. Sei troppo nervosa, Domenica. È passato tanto tempo. Io conosco questa casa. State tranquilla. Non vi agitate. Ora siete in salvo. Vi hanno portata fuori dall'ospedale. Siete in casa mia, potete riposare. E la sua voce. Non vi agitate, per favore. Vedrete che vi cureremo bene anche qui. Tra non molto arriverà il medico. Io conosco questa voce. E la sua voce non è affatto cambiata. È la sua voce. Lucrezia, la mia signora Lucrezia. Mi conoscete? Sono io, signora. Sono Eleonora, sono io. Non vi ricordate più di me? Prego, dottore. Molte grazie, Domenica. Grazie a voi, dottore. Dottor Paladini, come mai qui? Mi ha avvertito Simone e mi sono affrettato, ma ad ogni modo ero tranquillo, perché mentre stavamo venendo qui mi ha detto che voi vi sentivate un po' meglio. Si preoccupano tutti troppo. E le mie figlie? Si prodigano come poche per i pazienti. Hanno passato la notte a trasferire i malati nella casa della signora Lucrezia. Però l'ospedale è irrimediabilmente perduto. Dio mio. Il vostro futuro genero, il signor Lynch, ha messo a disposizione un capannone dove ospitare i malati per un po' di tempo. Certo che dopo non so cosa ne sarà di loro. Ma com'è scoppiato l'incendio, dottore? È successo in modo molto strano. Nessuno ha visto nulla e in quel momento quasi tutte le candele e i lumi erano spenti. Non so come possa essere successo. Quando capita una disgrazia è difficile trovare una spiegazione. Ho i miei dubbi in proposito, ma non voglio azzardare nessuna ipotesi affrettata.
Perché voi pensate che sia un incendio doloso? Non parliamo più della faccenda. Ora occupiamoci della vostra salute. Sentiamo cosa vi è successo. Eleonora. Mia cara Eleonora. Scusatemi tanto se non vi ho riconosciuta, però è passato tanto di quel tempo. Ma com'è possibile? Voi avevate appena 14 anni quando siete entrata per la prima volta in questa casa al braccio di vostro marito. Me lo ricordo molto bene. Voi foste l'unica persona a farmi un sorriso, nessun altro. Servivo il padrone già da tantissimo tempo. Però provai una gran pena quando vi vidi. Voi eravate ancora una bambina. In questa casa, dove c'erano soltanto adulti, la mia signora bambina. Furono momenti molto difficili per me. Momenti che solo grazie a voi conobbero un poco di affetto, un po' di calore. Soltanto con voi io riuscivo ad aprire il mio cuore. Ricordate il nostro angolino segreto, dove parlavamo quando lui non era in casa? Sì, la mia piccola. Vi vedevo piangere tanto, così tanto. E le vostre lacrime mi facevano tanto male. Eravate come un bel fiore che stava appassendo, senza amore. E voi non lo sapeste mai, però un giorno io non ce la feci più e lo dissi al padrone. Cosa gli diceste? Che voi stavate morendo di tristezza vicino a lui. Allora mi cacciò di casa. Mi chiuse la porta in faccia, urlandomi di non tornare mai più. Oh, Eleonora, io non lo seppi mai. Non lo seppi mai. Un giorno vi cercai e voi non c'eravate. E quando chiesi di voi, mi dissero che eravate andata via. Non una parola di più. Io non dimenticherò mai quello che provai in quel momento. Questa grande casa divenne silenziosa all'improvviso. E il salone mi incuteva ancora più timore. Il silenzio regnava sovrano. E io mi sentii molto sola, mi sentii sola come non ero mai stata. Oh, Eleonora. Dottore, non è una cosa grave, vero? Mi è già successo diverse volte. Non vi posso ingannare, signora Carlotta, e non vorrei allarmarvi, ma è necessario affrontare il problema con molta serietà. Bevete. Quest'acqua vi darà un po' di sollievo. Così. Non siete affatto cambiata. Se sapeste
quanto sono diversa. No. Siete sempre buona e generosa, come eravate un tempo. Non parliamo più di me. Ditemi, che faceste quando lasciaste questa casa? Girai tanto, lavorando, soffrendo. Non mi sposai e non ebbi figli. E la cosa più triste è che mai riuscii ad avere la fortuna di possedere un angolo tutto mio. Né un po' di terra, né una casa, niente. Lucrezia è molto triste. Non riuscire a mettere le radici da qualche parte. Mi sono sempre sentita una straniera nella sua patria. Capisco cosa volete dire. Più di quanto possiate immaginare. Perché anch'io mi sento così. Una straniera in patria. Non mi spaventate, dottore. Non è nelle mie intenzioni. Ma voglio che comprendiate la gravità della cosa per non correre altri rischi. Il vostro cuore è molto affaticato. Non sta bene. È stato un po' d'affanno, dottore, nient'altro. Ma non si deve più ripetere. Ascoltatemi, signora Carlotta. Il vostro cuore ha già sofferto parecchio. Forse i lunghi anni in cui avete lavorato in campagna e adesso la conduzione della casa. E insomma... Va bene, va bene. Ditemi che cosa devo fare e io vi giuro che lo farò. Io vi dirò che cosa non dovete fare. Non dovete fare sforzi di nessun genere e dovete evitare le preoccupazioni. Non dovete discutere, dovete condurre una vita tranquilla, una vita dove regni la massima calma. Questo è impossibile, dottore. Beh, parlerò con il signor Emanuele e... No, no, per favore. Per favore, dottore. Vi prego di non dirgli nulla. Ma è mio dovere. No, cosa ci guadagnerei se lo sapesse? Pensate che possa impedirmi di preoccuparmi per le mie figlie o per lui o per la mia casa? Otterrei soltanto di far ammalare anche lui. E allora? Signora Carlotta, cercate di capire. No, dottore. Siete voi che dovete capire. Ve ne prego. Ma non vi rendete conto? Non vi rendete conto che non potrei guardare negli occhi mio marito se lui sapesse? Dottore... Non capite che ogni parola di Emanuele sarebbe un addio? Che ogni bacio sarebbe l'ultimo? Che ogni carezza delle mie figlie sarebbe un addio insopportabile, dottore? E tutte le sere dopo cena ci guarderemmo in faccia. Con la stessa muta domanda. Ci sarà un domani? No, dottore. Finirebbe l'allegria nella mia casa. Vi supplico di non dirlo a nessuno. Sarebbe come se morissi anzitempo, sarebbe un perenne insopportabile addio. Ma è mio dovere dirlo. Un giorno vostro marito me lo potrebbe rifacciare. Non dovete dirgli niente, dottore. Mi dispiace, signora Carlotta. Voi mi uccidete, dottore. Perché non volete capire che preferirei morire adesso piuttosto che far sopportare alla mia famiglia questa atroce agonia? Voi non capite.
Non volete capire che il tempo si fermerebbe in questa casa fino al giorno della mia morte. E soltanto dopo potrebbe esserci un futuro e un sorriso. Dottor Paladini, per favore, vi prego, non ditelo, vi supplico. Scusate l'interruzione. Che cos'è, mia cara? Che è successo, dottore? Come avete trovato mia moglie? Mio caro Emanuele, voi sapete come sono apprensive le donne. Vostra moglie era molto preoccupata per quel lieve malore. E all'apprendere che è stato solo un malessere passeggero, si è messa a piangere. Grazie a Dio non è niente di grave. Sei più tranquilla adesso? Adesso sì. Bene, vedo che qui sono di troppo. Ripasserò più tardi a portarvi delle gocce, eh? Adesso il dottore va via. No, è un amico che va via. Vi ringrazio nuovamente. Sono tutti preoccupati per voi. Non c'è motivo di preoccuparsi. Grazie a Dio i feriti sono in salvo. Ma l'ospedale è distrutto. È stata una terribile disgrazia, ma tutto si sistemerà. No, è troppo tardi, è troppo tardi. No, non è tardi. State tranquilla. Dovete tornare a casa, no, siete no, molto no, stanchi. No, non posso. Vi accompagnerò io. Non è possibile. Devo trovare al più presto una sistemazione per i feriti. In casa di zia Lucrezia non c'è più posto. Dovrò portarli in chiesa. Non vi preoccupate per questo. Ho messo a disposizione un capannone per curare i feriti. È tutto risolto. State dicendo la verità. Non credete alla parola di Guglielmo Lynch? Sì, ma pensavo che non vi importasse nulla di questa gente. Mi importa quello che importa a voi, Maria, e questo mi basta. Vi ringrazio. Grazie, Guglielmo. Tornate a casa. Andrò a parlare con le autorità perché prendano subito provvedimenti. Sì. Abbiate cura di voi, vi amo. Una notte terribile. Ma se non altro adesso potremo andare a riposarci alla locanda, no? Di sicuro ci sarà cibo e acquavite gratis per tutti. Se hai intenzione di portare questa gente alla locanda, il mio padrone ne sarà sicuramente molto felice. Ma se pensi di bere gratis, caro il mio soldatino, ti sbagli di grosso. Al tuo posto andrai a ringraziare il Signore. Per poco non sei andato a raggiungere gli angeli. Beh, visto che ti preoccupi tanto per questo povero soldato, allora perché non mi inviti a dormire con te in un bel letto caldo? Eh? Senti che intenzioni ha questo bel soldatino. Però ti manca la frusta adatta per poter domare questa puledra. Vittoria, abbiamo il posto. Guglielmo ha offerto uno dei suoi capannoni. Come mai è diventato improvvisamente tanto generoso? Non lo so, ma ora abbiamo un ricovero per i feriti. Andiamo. Eccomi di nuovo qui, con un bicchiere di latte caldo e dei biscotti appena sfornati. Eleonora,
Vi farà molto bene svegliarvi in questa camera e mangiare queste cose buone. Chi l'avrebbe detto, Dio mio? Solo per morire nella tua vecchia casa. Aspettate, Vittoria, vi aiuto. Aspettate, vi aiuto. Siamo venute a prendere gli ultimi feriti e andiamo via. Venite con noi. No, non posso muovermi. Il mio lavoro comincia adesso. Devo preparare questo per l'edizione di oggi, se arrivo in tempo. Bene, ci vediamo un altro giorno allora. È quello che spero. Grazie. Grazie di tutto. Grazie di tutto, Rinaldo. Grazie di tutto, Maria. Arrivederci. Terribile. Vi è successo qualcosa? No. Ma se non mi siedo un momento, credo che cadrò per terra. Oh, se mia madre vi vedesse. Dimenticate vostra madre, Dolores, non preoccupatevi. Io non ho fatto niente di male. Non ho fatto niente di cui vergognarmi. Ma siete tutto sporco. Che cosa vi è successo? Siete ferito. Ma non avete saputo cosa è successo? No. In
tutta la città non si fa che parlare di questo, Dolores. Si è incendiato l'ospedale, Dolores! Si è incendiato l'ospedale! Signora D'Alberto. Che succede, Emanuele? Le tue figlie sono arrivate. Oh, finalmente, grazie al cielo. Mi sentiranno adesso? No, non le sgridare. Volevano solo aiutare quei poveretti. Non ti preoccupare. Vado a riceverle, non faccio altro. E io vado a preparare qualcosa di caldo per le bambine. Saranno affamate. No, Domenica, per favore, resta un momento con me. Vorrei che mi aiutassi a pettinarmi. Non voglio che le ragazze mi vedano così. Mia moglie ha ragione. Mi occuperò io di tutto. Vi pettinerò come una principessa. Sarete bellissima. Bella come un angioletto deve essere la mia padrona. Aspetta la battaglia peggiore. Papà. Ed è meglio affrontarlo subito. Aspetta, Vittoria. Voglio raccontarti una cosa. Io ancora non ci posso credere. Dimmi, che cosa è successo? Rinaldo mi ha baciato. Sì, gli ho permesso di baciarmi. Sono appena poche ore che lo conosco e... gli ho permesso di baciarmi. Ho fatto male, non è vero? Rispondimi, ho fatto male. Certo che hai fatto male. Mi hai profondamente deluso, Maria. Padre, lasciate che... Sono ore che vi stiamo aspettando. Non avreste dovuto disobbedire ai miei ordini e andare all'ospedale. Perdonateci, padre, non volevamo preoccuparvi. Mi sorprende molto la tua disobbedienza, Maria. Non me lo sarei mai aspettato da te. E in quanto a te, Vittoria... Questo tuo comportamento non fa altro che confermare la tua totale mancanza di rispetto nei confronti di tuo padre. Vi sbagliate, padre. Abbiamo solo seguito il vostro esempio. Voi molte volte avete rischiato la vita per i vostri amici. Quello che dice Vittoria è vero. O l'avete dimenticato, forse. Avete salvato una famiglia dagli indios. L'avete dimenticato? No, no, no. Non l'ho dimenticato. È un episodio che ricorderò sempre. Però tutto questo non giustifica la vostra disobbedienza. Era mio dovere aiutare a spegnere l'incendio. Il vostro, quello di restare accanto a vostra madre. E adesso andate di sopra. E che non si ripeta mai più. Andate da vostra madre, è stata tutta la notte preoccupata. Vittoria. Un momento. C'è una cosa che vorrei sapere. Ero alla finestra poco fa. Chi era quel giovane ufficiale che vi ha accompagnato? È un tenente che ho conosciuto questa notte nell'incendio e che ha avuto la gentilezza di accompagnarci a casa. Vittoria, qual è il suo nome? Rinaldo Monk.